Signore, il tuo popolo peccatore che chiede perdono, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, il tuo popolo sofferente in modo e in dolore, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, il tuo popolo diviso chiede di colmare il suo cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio potente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore.
dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il padre e Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro di lui. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Ci ha riferito che anche Gesù all'inizio del suo ministero
disturba, interviene dando fastidio, se posso dire, disturba le mie lavoro, Simone e Andrea, già due giovani, che dice ma subito lasciato, vedete, e lo seguo. Cosa avrà trovato di straordinario in questo di Gesù? Del resto capiranno in seguito la missione che Gesù ha fatto a loro in quel momento, vi farò diventare pescatore di nuovo. Hanno però intuito qualcosa di molto importante. L'invito a convertirsi e credere al Vangelo. Al Vangelo, cioè a questa buona novella, questa buona comunicazione che avrebbe trasformato il mondo, impedendo di rinchiudersi nelle stelle orizzonti terrestri. Di questo è convinto Paolo, come ho già fatto nella seconda lettura, che vide i cristiani di Corinto a vivere e comportarsi, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano il bene del mondo come se non usassero la mente. Oppure Paolo passa credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per ogni uomo per la nostra salvezza discese al cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto modo solitario, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo e siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non ha la fine. Credo nel suo Spirito Santo, che il Signore è la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo e l'imperatore dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che mi ha fatto. Tra le mie sorelle, la preghiera dei fedeli ed è anche universale, perché siamo chiamati a portare davanti a Dio non solo le nostre personali informazioni e speranze, ma anche quelle della Chiesa e del mondo intero. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci al Signore, ascoltaci al Signore. Nella Chiesa, perché sia in ogni della terra, luogo dove le diversità si incontrino nella carità, le limiti si compongono nel dialogo e ognuno possa sperimentare la gioia del Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i battezzati nelle diverse confessioni cristiane, perché uniti dallo stesso Vangelo si impegnino sempre più per manifestare al mondo
Dopo la cena allo stesso modo, prese il calice e disse grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete. Questo è il calice che facciamo per la nuova e eterna alleanza, versata per voi e per tutti in remissione di vita. Fate questo. Perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro
Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, Achille, Anna e Vitaloro, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti gli effetti che hanno vinto la famiglia a volere la luce del tuo popolo. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci nel padre della vita eterna, insieme con la tua.
preghiamo